Abu Dhabi, asfalto stradale, lunghi rettilinei e sequenza ravvicinata di curve in trazione. Secondo rettilineo, elevato carico verticale sull'anteriore. Staccata curva 11, violenta decelerazione di quasi 5G. Curve 17-19, sequenza di accelerazioni e cambi di direzione. Secondo rettilineo, velocissimo, con punta da 310 km/h che produce un carico aerodinamico superiore ai 12 quintali. L'uso del DRS aumenta la spinta verticale sui pneumatici anteriori, fattore che comporta un incremento delle temperature superficiali fino a 120 gradi. Curva 11, asfalto piatto, tratto gommato, staccata a ruote dritte. Condizioni ideali per scaricare la monumentale potenza frenante di una Formula 1, da 310 a 85 km/h in 130 metri. Decelerazione longitudinale che produce elevato stress sulle gomme anteriori. Curve 17-19. Tratto tecnico a bassa velocità con accelerazioni continue in seconda e terza marcia. Il ridotto carico aerodinamico delega ai pneumatici posteriori gran parte della capacità aderente per soddisfare la motricità in uscita curva. Asfalto scivoloso, staccate e variazioni di temperatura. Medie e soft sono le opzioni portate da Pirelli per garantire prestazioni, grip e sicurezza ed affrontare al meglio le caratteristiche di questo circuito.